Ciao Giovanni, no. Com'è andata la serata? Speravo meglio, però vuol dire che hanno meritato meglio le altre rispetto a me. Comunque ci ho provato, finché è stato bello quei 7 secondi di vittoria e poi vabbè, è stato bello, comunque ci ho provato. In una serata in cui ha padroneggiato praticamente la musica, quindi abbiamo avuto quasi tutti i cantanti, tu hai fatto la differenza perché sei anche polistrumentista, vero? Sì, diciamo che non mi piacciono tanto le basi, preferisco suonare dal vivo anche quando faccio brani miei e di conseguenza penso che sia meglio, è un po' più... Prendi il pezzo un po' più tuo. Esatto, sì, comunque uno prende il brano, se lo fa suo, se sceglie come suonarlo, quindi quello è quello che principalmente faccio quando suono cover e pezzi miei. Credo che il pubblico abbia percepito questa parte di te. Non è stato sufficiente perché vincesse la squadra dei Bulli, però quello che volevi è arrivato, credo. Sì, comunque ci ho messo tutta, poi quelli che mi hanno votato mi hanno apprezzato e poi è andata come è andata. Grazie mille di essere stato qui con noi. Grazie a voi. Ciao, sai cantare, recitare, ballare? Suonare? Sì, però non così vicino, mi dà fastidio. Oppure pensi di avere un talento bizzarro, accattivante o particolare? E a questo punto partecipa gratuitamente alla seconda edizione di Bulli e Pooper Contest. La ricerca dei talenti è appena cominciata, richiedi informazioni o iscriviti commentando questo video o inviando un sms o whatsapp al numero 320 22 45 117. Ah, si vincono anche dei premi, e io vi aspetto sul palco, sono qua a Libari Caffè. Bulli e Pooper Art Contest, dal 19 ottobre tutti i giovedì a Libari Caffè di Voghera. Posso, abbiamo finito? Ok, no, almeno, no, tira sulla telecamera che non ho sulle scarpe.